Amici giallorossi, buongiorno e buon Ferragosto. Ferragosto che si preannuncia di fuoco per la nostra Roma. Come sapete, ieri è arrivata l'ufficialità di Matic a Rennes per 3 milioni. Quindi salutiamo ufficialmente Nemanja Matic. Inutile che ritorniamo sull'assurdità di questa situazione, che è incomprensibile per quello che avevamo visto nella prima parte del ritiro, insomma. L'inserimento di Matic all'interno dello spogliatoio con i compagni era perfetto, quindi sicuramente qualche ragione personale ha influito su questa scelta improvvisa. Non credo che fosse solo un fattore economico d'opportunità per quanto riguarda il contratto pluriennale, però questo è il mio pensiero. Insomma, bocca al lupo a Matic. Come abbiamo detto negli altri video, la Roma alla fine resta, i giocatori passano. Quindi in bocca al lupo a Matic. E dicevamo per agosto di fuoco perché a mezzogiorno atterrano a Ciampino insieme Paredes e Renato Sanchez. Direi per Renato Sanchez finalmente. Paredes è stata un'idea negli ultimi giorni, proprio in virtù della situazione Matic. Per Paredes è un ritorno. È un giocatore molto tecnico e che forse negli ultimi anni però non ha dimostrato appieno il suo valore, seppure ha fatto parte, insomma, della rosa dell'Argentina, campione del mondo in Qatar. Quindi dovrà un attimo rimettersi in sesto e dare il suo contributo. Però sicuramente, ragazzo, lo conosciamo, le doti tecniche ce l'ha e conosce bene la città, quindi il suo ambientamento non sarà sicuramente difficoltoso. Discorso diverso per Renato Sanchez, perché è un ragazzo ancora giovane. Sui 25 anni, ha comunque già accumulato tanta esperienza internazionale, però ha questo problema, insomma, degli infortuni che lo perseguita questo ragazzo. Quindi dovremo vedere se a Roma sarà più fortunato e riuscirà ad avere una continuità maggiore in modo tale da esprimere le sue qualità, che se indubbiamente ci sono, insomma, per quel poco che si è visto in questi suoi anni, pochi anni di carriera. Quindi doppio colpo, finalmente la Roma si muove, è uscito anche Matic, arrivano questi due centrocampisti, rimane in ballo il discorso attaccante. Marcos Leonardo, abbiamo detto che molto probabilmente il Santos riaprirà una cessione a gennaio, però insomma è auspicabile che la Roma quantomeno lo acquisti prima. Quindi vediamo, la Roma sta continuando ad insistere, ha deciso di puntare su questo ragazzo. E dobbiamo sperare, insomma, che comunque sia e diventi il nostro giocatore, anche se poi magari ci raggiungerà a stagione in corso. E questo è quello che auspichiamo. Se, ripeto, se la Roma ci ha puntato, ritiene che il giocatore sia valido e che possa crescere, insomma, diventare un valore aggiunto per questa rosa. Per Zapata si continua a trattare, vi ho detto l'altro giorno, le dubbi che ha l'Atalanta, improvvisamente, dicevamo, si era accorta che vedendo Zapata la Roma avrebbe rinforzato una diretta concorrente. La situazione va avanti e insomma c'è veramente un milione di differenza tra domanda e offerta, però ripeto, speriamo che anche in settimana e per lui si sblocchi la situazione e che possa raggiungere la squadra, quantomeno essere magari a disposizione già dalla seconda giornata a Verona. Quindi dobbiamo attendere ancora un po', però per agosto di fuoco, che oggi atterrano Paredes e Renato Sanchez a Ciampino alle 12. Sosterranno le visite mediche probabilmente domani, perché non credo che ci sia, nonostante l'importanza, no, della Roma, ci sia qualcuno disposto a farle oggi, ma aspetto anche di essere smentito. Comunque arriveranno oggi e probabilmente domani mattina sosterranno queste visite mediche, che se avranno esito positivo, insomma, porteranno alla conferma dell'acquisizione dei giocatori. Paredes, se ricordiamo, arriva a titolo definitivo, in circa 4 milioni, quello che verserà la Roma al Paris Saint-Germain, una cifra veramente irrisoria. Paredes credo che si avvicini ai 30 anni, quindi è un giocatore bello che è formato, sta nel pieno della carriera e quindi, insomma, anche il costo del cartellino è molto buono.
molto buono, arrivato anche perché il Paris Saint-Germain non c'è ormai da un po'. Il ragazzo l'anno scorso è stata la Juve, non ha fatto granché, ha avuto problemi con Allegri, quindi deve trovare il modo di riscattarsi quest'anno con Mourinho a Roma. E per lui contratto biennale con opzione per il terzo, questo si può veramente per Renato Sanchez, prestito oneroso, con diritto di riscatto, che se non sbaglio intorno ai 15 milioni. Sembra che sia diritto, alla fine non obbligo al presentarsi, insomma, al verificarsi determinate condizioni sportive. E però, ripeto, sembra che sia questo, poi nell'ufficialità si saprà meglio quali sono le condizioni che hanno insomma contrattato Paris Saint-Germain e Roma. E ultima cosa, speriamo che insomma questo ennesimo acquisto dal Paris Saint-Germain, questa volta in questo caso doppio, questa volta vada meglio degli altri. Ricordiamo i precedenti di Pastore e Wijnaldum è sfortunatissimo, insomma l'infortunio grave che l'ha tenuto fuori praticamente mezza stagione, e ha avuto insomma una prima parte da rientro dall'infortunio molto buona, ha avuto una ricaduta muscolare come tutti ricordiamo con il Feyenoord, e da lì il ragazzo non è tornato più lo stesso, e neanche quel poco che ci aveva fatto vedere al suo rientro dopo il grave infortunio di agosto. E quindi storicamente insomma non sono fortunate le nostre acquisizioni dal Paris Saint-Germain, però speriamo che questa volta la situazione vada per il verso giusto e che questi due ragazzi riescano a dare il loro contributo alla nostra squadra. Aspettiamo i prossimi giorni per capire se Zapata alla fine arriverà. È un giocatore, abbiamo detto, ha avuto problemi l'anno scorso, non è andato benissimo, problemi insomma fisici, però il giocatore sta per salire la squadra, quindi sarebbe l'attaccante ideale per il tipo di gioco che fa Mourinho. Quindi ci dobbiamo augurare che almeno lui arrivi e che poi appunto si possa investire su un giovane come Marcos Leonardo, su cui la società ancora non ha perso le speranze di farla arrivare subito, però ripeto, spero che anche la Roma, se proprio non si possa fare, riesca a prenderlo per gennaio, acquistarlo adesso e poi farlo sbarcare a Roma a gennaio. Va bene ragazzi, io vi auguro un buon Ferragosto, divertitevi, mangiate, fate il bagno, fate insomma tutto quello che volete e potete fare. E ci vediamo domani ad annunci ufficializzati e magari con qualche novità sull'attaccante. Va bene, manca sempre meno alla prima, mancano 5 giorni, tra 5 giorni ci vedremo diretta dall'Olimpi. E niente, Forza Roma, buon Ferragosto, ciao dal vostro Max.